Ha chiesto di parlare l'onorevole Azzolina, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Deputate e deputati, la discussione della mozione di oggi recante iniziative a sostegno e a tutela delle donne rappresenta un'occasione importante. Sia chiaro però, sbaglia chi pensa o chi leggerà questa mozione come un momento di ritualità, che torna di tanto in tanto perché di tanto in tanto è importante parlare di priorità delle donne, di parità di genere o dell'importanza del ruolo delle donne. Attenzione, questi sono principi rinunciabili e dovrebbero essere ribaditi giorno per giorno, ma di certo non basta questo e non basta solo questo in quest'Aula. In un articolo che ho letto recentemente al The Economist emerge uno spaccato della condizione femminile in riferimento particolare all'emergenza sanitaria e sociale che stiamo vivendo, ma se la leggiamo attentamente ci rendiamo conto che questa ha radici molto più profonde, ha radici nel passato, un passato per cui nei secoli le donne difatti sono state soffocate nelle loro aspirazioni personali e professionali, nella loro crescita culturale. Di questo stiamo parlando ancora oggi, dell'allarme per una condizione che difatti non è cambiata così tanto nel tempo, ma che anzi oggi ancora di più rischia di provocare degli arretramenti pericolosi a causa di forme di disuguaglianza che la pandemia ha creato. Un passo indietro che rischia di essere drammatico per le aspirazioni professionali e personali delle donne. Le donne hanno dovuto lottare per raggiungere e per ottenere determinati obiettivi. In passato sono state spesso oggetto del proprio padre, oggetto del proprio marito. Hanno dovuto lottare per il diritto di voto. In fondo, se pensiamo all'Italia, al 1946 e l'altro ieri, storicamente parlando, hanno lottato per l'autodeterminazione del proprio corpo e per raggiungere livelli alti di professionalità e anche nella politica hanno dovuto lottare tanto. A tal proposito, consentitemi una brevissima parentesi sulla notizia di questi giorni per cui la Turchia ha deciso di ritirarsi dalla Convenzione di Istanbul, un trattato del 2011 che è stato voluto dagli Stati membri del Consiglio d'Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne, perché contro la violenza ancora oggi è necessario combattere. Quella decisione è stata gravida di conseguenze negative. E come si combatte la violenza contro le donne? Come si educano i bambini sin da piccoli a combattere tutto ciò? Lo si fa grazie all'istruzione. In ogni paese deve essere fatto così e questa è la strada che va percorsa. Pensiamo per esempio all'Italia 50 anni fa. L'Italia 50 anni fa vedeva soltanto il 49% delle ragazze andare a scuola, a fronte del 71% dei ragazzi. Oggi la quota, per fortuna, è molto più alta. L'Istat ci ha dato un rapporto prezioso nel luglio del 2020, riferendosi ovviamente ai dati del 2019, dove ci dice che il livello di istruzione femminile nel paese Italia è molto cresciuto. Le ragazze si diplomano molto di più rispetto ai ragazzi, parliamo del 64,5% per le ragazze, 59,8% per gli uomini, ma anche per quanto riguarda le lauree, le ragazze si laureano di più dei ragazzi. Però, a fronte di tutto ciò, a fronte di un passo avanti enorme che è stato fatto dal punto di vista dell'istruzione, dal punto di vista lavorativo, la situazione è drammatica perché il tasso di occupazione femminile è più basso rispetto a quello maschile, malgrado il livello di istruzione delle donne sia più elevato. Quindi c'è un divario di genere e questo divario di genere è diventato ancora più grande a causa della pandemia, dove a dicembre abbiamo perso 101.000 posti di lavoro, di cui 99.000 erano di donne. E non se ne è parlato tanto e se ne deve parlare invece, penso che se ne deve parlare tutti i giorni, perché il rischio che viviamo è un rischio profondo, attenzione. Ed è un rischio anche insopportabile che le madri, in particolar modo, ma anche le studentesse, siano colpite dalla pandemia. Viviamo un rischio concreto di regressione e la regressione può portare a maggiore povertà. E la regressione non può essere combattuta soltanto dalle donne per le donne. La regressione va combattuta da tutti quanti, serve uno slancio di tutti. Uomini e donne senza distinzione sono chiamati ad una grande responsabilità. Qual è questa responsabilità? La responsabilità è quella di porre in essere tutte le iniziative per far sì che certe pagine di storia
non si ripetano più e che le donne possano essere veramente libere di studiare, libere di apprendere, libere di formarsi, libere di fare carriera, libere di essere ambiziose senza che debbano sentirsi in colpa, come spesso avviene, libere di essere occupate e libere di essere anche in gravidanza, perché oggi non si può accettare che essere in gravidanza ed avere una condizione di lavoro siano due termini antitetici. Perché una delle domande che ci si sente spesso dire quando si fa un colloquio di lavoro è: ma lei intende avere figli? Ecco, questa domanda una donna non dovrebbe più sentirsela dire. E allora per questo servono infrastrutture sociali. Allora, vediamo anche quella che può essere la pars construens di questo discorso. Abbiamo i soldi del recovery fund. Le infrastrutture sociali, asili, mense scolastiche, non sono un costo, come è stato sempre percepito, ahimè, in questo paese, ma rappresentano un investimento che ci permetterà di mettere da parte questo senso di ineluttabilità, questo senso per cui c'è una situazione talmente incancrenita rispetto alla situazione delle donne che le cose non possano cambiare. Investimenti in mense scolastiche, investimenti in asili significa dare un moltiplicatore di crescita e di sviluppo immenso per il paese, perché significherà magari più capacità occupazionale e più natalità. Allora, incentiviamo le donne a partecipare al mondo del lavoro. Questo incentivare imprimerà una forza dirompente all'economia del nostro paese. Questa sarà la vera leva per garantire una sana democrazia egualitaria, perché come qualcuno giustamente ha detto, costruire 100 asili in più forse potranno valere più di 100 start-up in più. Allora, la Banca d'Italia ce l'ha detto chiaramente, avremmo un più 7% del PIL se avessimo il 60% delle donne impiegate e non il 48,4% come oggi. Liberare il potenziale delle donne, avere più lavoro rosa, significherà dare slancio all'economia del paese, mettere il turbo al PIL. E allora questa mozione rappresenta un impegno forte, che non può essere però soltanto parole, deve essere un impegno serio, concreto da parte di tutti a sostenere le donne in tutti gli ambiti, che sia l'imprenditorialità, che sia la parità retributiva, che sia rafforzare le forme di contrasto alla violenza, la libertà di scelta e di autodeterminazione. E in tutto ciò l'impegno, mi sia consentito dirlo, questo è un impegno che si realizza valorizzando la scuola, perché la scuola è e resta il luogo principe per l'eliminazione di ogni disparità, per l'eliminazione di ogni disuguaglianza nel paese. Malala Yousafzai diceva: prendiamo in mano i libri e le nostre penne, sono le nostre armi più potenti, diamoli a tutti e permettiamo alle donne di questo paese, alle donne italiane e non solo italiane, di essere considerate al pari di tutti gli altri, perché a giovarne non sarà la singola donna o le singole donne, ma sarà tutto il paese. Grazie.